Softtek S.p.A. presenta l'Internet Festival Desktop Mate, una piattaforma evoluta di mobile application che consente di comandare anche da mobile le funzionalità degli oggetti intelligenti di casa e di gestirli in maniera social, tra tutte le persone coinvolte nel network come familiari, colleghi e fornitori. Durante l'incontro si è svolta una dimostrazione pratica che ha mostrato come sia possibile comandare tramite la piattaforma Desktop Mate luci, allarmi e musica. Siamo al Future Internet per parlare del modo con cui noi vediamo l'evoluzione dell'internet degli oggetti e dell'information technology in generale, con, diciamo, nell'era del 2.0 e del social, e come questo sta cambiando il modo con cui tutti quanti noi interagiamo, non soltanto durante il nostro, come dire, vita fisica, ma anche, diciamo, sul web, e che consente di instaurare degli scenari di utilizzo, di interazione con il mio corredo digitale, a questo punto, che è molto più variegato e ricco di quello che era un tempo, in maniera innovativa e soprattutto con una dimensione social. Quindi io condivido le funzionalità e le capability del mio impianto di videosorveglianza, tanto per fare un esempio, che ho a casa, perché nella settimana che andrò in vacanza alle Maldive magari lascio, come dire, l'accesso ai miei parenti o alla mia azienda di sorveglianza per controllare quello che io non riesco a controllare, non che non riesco, perché potrei, ma se succede qualcosa non riesco a intervenire perché sono a migliaia di chilometri di distanza. Questo è solo un esempio per far capire. Oppure nell'ottica dell'Ambient Assisted Living, che è una quindi supporta anche alle persone con scarsa mobilità o magari anziane, che in un contesto domotico hanno bisogno di saper sfruttare tecnologia in maniera semplice, intuitiva e che, come dire, che non rappresenti una barriera. Questo è quello dove vogliamo andare, dove stiamo effettivamente andando, con esempi delle nostre applicazioni già realizzate in un spread, diciamo così, di industrie abbastanza ampio, incluso quello dei fornitori di tecnologie domotiche, evidentemente, insomma, che rappresenta uno degli industri su cui noi lavoriamo.